Dunque, adesso la parte superiore l'ho abbastanza definita, c'è questo sfondo caldo, più scuro di prima, dunque questi oggetti freddi sullo sfondo caldo vengono fuori per contrasto. Adesso andrò a lavorare un po' di più sulla parte inferiore. Inizierò un po' a definire un po' di più tutti questi insieme le pere con la stoffa. Riprenderò allora questa stoffa che è molto bella e che ha, diciamo, dei toni caldi e dei toni freddi. Allora, cercherò, diciamo, di utilizzare i disegni della stoffa per aiutarmi nella, diciamo, realizzazione anche della frutta. Allora, qui c'ho una superficie che è, diciamo, piatta. Dopodiché a questo punto c'ho il tavolo che finisce e dovrò fare qua una zona più di ombra in questa parte inferiore che passa da qui. Dunque qua c'ho un piano con una certa determinata luce, dopodiché avrò una zona di ombra maggiore. Sto cercando di, diciamo, fare un tono più o meno omogeneo per questa zona e qua passerò a fare una zona più di ombra. Subito definirò che sarà tutta questa zona qua. Sto facendo con nero, blu oltremare e anche un po' di giallo, in modo che è un verde molto scuro, che è effettivamente il colore di sfondo di parti di questa stoffa. Metterò anche qualche traccia di questo colore nella parte superiore. Qui metterò anche un po' di questo verde nelle zone dove il disegno c'ho zone di ombra. Questa zona la farò un po' più blu. Questa è la parte in luce perché è sul piano.
avrò delle tonalità di blu un po' più chiare legate al disegno di questa stoffa. Allora, di qua mi entra un po' di luce che passa dietro la mela. Dunque avrò anche qui c'ho luce. A questo punto, adesso è troppo intenso, non mi convince, adesso lo smorzo un po'. A questo punto devo rivedere un po' questa mela, perché? Perché io devo, qua c'è lo scuro e qua c'è il chiaro, qua è il rovescio, chiaro e scuro. Allora io qua c'è luce e questo è più scuro, qua c'è molto scuro e questo è più chiaro. Dunque io devo rinforzare là lo scuro del lato scuro della mela. Questo lo farò aggiungendo al carminio un po' di terra d'ombra e un po' di blu, oltremare. Okay. E poi schiarendo questo blu, non è così intenso, lo devo un po' smorzare perché non è un blu così intenso. Allora, mi è venuto un blu troppo acceso, cioè come luminosità va bene, però deve essere meno carico di colore, insomma lo devo smorzare con un po' di terra d'ombra perché venga un po' meno intenso. Meglio, però non mi piace ancora, lo devo amalgamare, mi piace più queste tonalità qua. Forse quello che posso anche fare è schiarire un po' qui. Bene, sto continuando allora con questo disegno della stoffa insieme alla frutta. Adesso farò un po' questa parte
Continuerò questa parte di ombra sotto insieme dicevo che volevo scurire qua. Scuriamo questa zona. Mettiamo anche qualche, come dicevo prima, anche qualche scuro da queste parti. Un po' di luci in questa stoffa. Da questa parte c'è tanto blu. Qui. E così sto piano piano definendo quello che sarà, diciamo, la superficie di questa stoffa. Poi andrò ad aggiungere anche delle luci chiare dove la stoffa ha, però per quello devo aspettare che si asciughi perché se no mi si impasterà il colore. Intanto posso continuare un po' con le pere. Dunque, adesso riprendo un po' le pere. Insieme allo sfondo che li circonda. Dunque, la prima cosa che faccio qua è, come ho fatto anche con la mela, fare l'ombra sotto. La luce viene di qua, l'ombra starà ben inserita qua. Qua ci avrò dei disegni chiari che stanno sulla stoffa, dunque metterò dei chiari, però lì una ombra va bene perché appunto c'è un punto di stoffa scura là.
questa stoffa qua c'ha delle varianti di colori interessanti, approfittiamo e le mettiamo con dei rossi bellissimi così. Punti di rosso molto belli. Poi diciamo che mi sto facendo sedurre dalla bellezza cromatica di questa stoffa, che è veramente molto molto ricca di colori veramente belli. Ovviamente è una, come dicevo, un'approssimazione a questi colori. Dunque abbiamo messo uno scuro là, lo rinforziamo ancora un po' con un freddo, con un colore blu che intensifica il contrasto. Più scure. Qua abbiamo aggiunto anche un po' di rossi per smorzare un verde che può essere troppo caldo, troppo freddo. Portiamo l'ombra qua giù. Questa zona è molto più scura.